Sant'Ambrogio. Premessa. La Basilica è una delle più antiche chiese di Milano. Fu fatta costruire dal vescovo Ambrogio tra il 379 e il 386 e fu dedicata ai martiri cristiani uccisi in seguito alle persecuzioni romane. Infatti prese il nome di Basilica Martyrum. Con la morte del vescovo e la deposizione del suo corpo in tale chiesa, le fu attribuito il nome di Basilica di Sant'Ambrogio. Nel corso degli anni, l'edificio sacro subì vari interventi ed ha preso il suo aspetto definitivo tra il 1088 e il 1099, quando, sulla spinta del vescovo Anselmo, venne radicalmente ricostruita, secondo schemi dell'architettura romanica, con materiale da costruzione di provenienza locale, costituito principalmente da mattoni di diversi colori, pietra e intonaco bianco. Venne mantenuto l'impianto dell'antica chiesa ambrosiana a tre navate, senza transetto, e tre absidi corrispondenti, oltre al quadriportico. Il Tiburio fu aggiunto verso la fine del XII secolo. La chiesa venne pesantemente colpita dai bombardamenti anglo-americani del 1943, che danneggiarono soprattutto il portico, la cupola e il mosaico alle spalle dell'altare. Negli anni successivi ebbero inizio i restauri, che negli anni 50 riportarono la basilica al suo antico splendore. La Basilica di Sant'Ambrogio appare oggi come un caso isolato di stile romanico-lombardo, poiché altri esempi uguali sono ormai andati distrutti o radicalmente trasformati. Lo spazio non è più concepito in modo unitario e mistico, ma umano e razionale, di qui la divisione in spazi geometrici ben definiti. Tutte le proporzioni e i rapporti architettonici sono basati sulla figura geometrica del quadrato. L'organizzazione complessiva della costruzione è chiaramente definita a partire dalla scansione dei volumi e delle loro esigenze strutturali. I matronei non ebbero mai la funzione di accogliere le donne e servono a bilanciare le spinte delle grandi volte a crociera della navata centrale. Gli eleganti capitelli delle navate, in maggioranza ornati con motivi vegetali stilizzati in forme geometriche, sottolineano tutti gli snodi strutturali. Infine, il complesso delle membrature architettoniche, costituito da cornici, archetti pensili, sottili semicolonne e ghiere, sottolinea la coerenza di tutto l'edificio. La forte direzionalità della struttura basilicale è oggi sottolineata dalla luce, che proviene solo dalle grandi aperture della facciata e dalle finestre dell'abside, perché bloccata dai matronei nel suo passaggio laterale. Interno. Per orientarci, seguiamo i numeri segnati sulla pianta. La chiesa è a tre navate absidate, priva di transetto. La navata centrale, numero 5, è larga il doppio di quelle laterali. I grandi pilastri appartenenti alla navata centrale si alternano ai pilastri di dimensioni ridotte delle navate laterali. Le quattro campate centrali raddoppiano nelle navate laterali, che sorreggono i matronei e accolgono le cappelle.
Le prime tre campate della navata centrale hanno grandi volte a crociera, con costoloni a vista in mattoni. L'ultima campata corrisponde all'area del presbiterio, illuminata dalla grande cupola ottagonale, che ospita al centro il grande altare dorato, sormontato da un ciborio, numero 6. Dalla navata a sinistra si raggiunge il porticato della canonica, costruito nel 1492 da Donato di Angelo di Pascuccio, detto il Bramante, 1444-1514. Il porticato fu ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Superato l'ingresso, accediamo alla navata centrale, della quale si possono ammirare i capitelli a motivi vegetali e zoomorfi, risalenti al XII secolo, opera di Scalpellini Lombardi. Iniziamo ora il nostro percorso e, procedendo in senso orario, entriamo nella navata a sinistra, le cui cappelle, risalenti alla metà del Settecento, sono state stravolte dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nei restauri successivi sono state separate dal resto della chiesa da un arco sovrastato in molti casi da una piccola finestra. La prima cappella a sinistra è il battistero, con l'affresco del Cristo risorto di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone, 1453-1523. La seconda cappella della navata a sinistra è dedicata a Sant'Ambrogio. Ha una volta affrescata con Angeli in Gloria, da Carlo Francesco Nuvolone, 1609-1662, esponente della scuola lombarda del XVII secolo. In prossimità del pilastro che separa questa cappella dalla successiva, vi è, in navata centrale, una colonna romana isolata, in granito, che sorregge un serpente bronzeo, opera di Bottega Bizantina, risalente al X secolo. Proseguendo nella navata a sinistra, entriamo nella cappella dedicata alla Madonna dell'Aiuto. Costruita nel 500 e dedicata a San Giovanni, venne completamente rinnovata nella sua decorazione intorno al 1660. La cappella prende oggi il nome della cosiddetta Madonna dell'Aiuto, da una venerata immagine raffigurante la Madonna tra i santi Gerolamo e Rocco, attribuita alla scuola di Bernardino Scapi, detto Bernardino Luini, 1485 circa 1532, pittore di scuola rinascimentale lombarda. La quarta cappella è dedicata a San Giovanni Evangelista, mentre la quinta a San Pietro. Di fronte a queste ultime due cappelle, nella terza campata della navata centrale, possiamo ammirare il bellissimo ambone marmoreo, ricostruito dopo il crollo del 1196. Esso è caratterizzato da un loggiato che posa su colonnine. Le arcatelle sono decorate nel giro da rilievi antropomorfi, zoomorfi, fitomorfi e geometrici. La balaustra è formata da pannelli di marmo liscio uniti da lesene.
tranne che per il fronte rivolto verso il coro, dove è raffigurata l'Ultima Cena. Notevoli sono le due sculture in rame sbalzato applicate in corrispondenza del leggio, raffiguranti un'aquila ed una figura con aureola assisa in trono dell'VIII-IX secolo. Lambone poggia su un monumentale sarcofago romano del IV secolo, detto di Stilicone. Una delle più importanti testimonianze di scultura romana a Milano. Esso è decorato con rilievi che raffigurano, oltre alle immagini dei defunti, storie del Vecchio e del Nuovo Testamento. Continuando il nostro percorso lungo la navata sinistra, superata la quinta cappella, possiamo uscire dalla basilica e accedere al portico della canonica, progettato ed edificato dal Bramante. Raggiungiamo la quarta campata della navata centrale e ci concentriamo sul fulcro dell'intero edificio, l'altare e il ciborio sovrastante, numero 6. L'altare è ricoperto da un prezioso pannello decorativo, detto altare d'oro di Sant'Ambrogio, capolavoro dell'oreficeria di epoca carolingia, realizzato tra l'824 e l'859. La struttura lignea del pannello è rivestita interamente da lastre d'oro ed argento dorato, pietre preziose e smalti. Le raffigurazioni mostrano un parallelo tra la vita di Cristo e quella di Sant'Ambrogio. Collocato sotto un ciborio, elemento architettonico a forma di baldacchino, doveva rappresentare un segnale vistoso della presenza delle reliquie dei santi Gervasio, Protasio e dello stesso Ambrogio, collocate al di sotto dell'altare stesso e visibili tuttora da una finestrella sul lato posteriore. Il ciborio poggia su quattro colonne romane di porfido rosso, reimpiego di materiali di epoca romana, con capitelli marmorei al di sopra dei quali poggia un'aquila ad ali spiegate e pesce tra gli artigli. Gli archivolti sono decorati con cornici ad intreccio. La cupola è nascosta dalle quattro facce cuspidate, decorate con bassorilievi a stucco. Gli sfondi delle decorazioni erano colorati in modo vivace. Una cornice a palmette e tralci circonda tutte le scene. Attualmente il ciborio si presenta allineato con l'asse principale della basilica. L'attuale cripta, ipogea rispetto all'altare maggiore, si apre verso la navata centrale con una serie di arcate. Venne costruita nella seconda metà del X secolo, durante i lavori di risistemazione dell'area absidale, per meglio accogliere le spoglie dei santi Ambrogio, Gervasio e Protasio. Tracce di una cripta nella basilica sono riconducibili già all'epoca di Sant'Ambrogio, in quanto si sa che fu lo stesso santo milanese, nel 386, a prelevare i corpi di San Gervasio e San Protasio dalla loro originaria sepoltura e a tumularli solennemente sotto l'altare della nuova basilica, in un sarcofago di marmi pregiati che egli aveva disposto già per la propria sepoltura. Quando Sant'Ambrogio morì nel 397, egli stesso venne sepolto di fianco ai due martiri, in una tomba separata.
L'aspetto attuale della cripta è dovuto agli interventi settecenteschi e poi ottocenteschi che seguirono al ritrovamento dell'antico sarcofago. I corpi dei tre santi furono ricollocati in un'urna d'argento, eseguita alla fine del XIX secolo, posta all'interno di un vano ricavato sotto il ciborio. Entriamo ora nell'area del presbiterio. La zona absidale attuale è frutto della sovrapposizione degli interventi romanici sulla struttura realizzata nel IX secolo. L'abside è preceduta da una campata coperta da una volta a botte, impostata su due semicolonne che sostengono l'arco trionfale. Sopra la nuda parete curvilinea dell'abside, il semicatino è impreziosito da un grande mosaico. Si tratta di un'opera complessa ed enigmatica per la stratificazione di interventi che evidenzia. Al centro, sul trono, è la figura di Cristo Pantocratore, affiancato dai martiri Gervasio e Protasio, sopra cui stanno in volo gli arcangeli Michele e Gabriele. Alla base del trono sono tre medaglioni con i busti dei santi Marcellina, Satiro e Candida. Nelle porzioni laterali vi sono due articolate architetture entro cui si svolgono due momenti della vita di Sant'Ambrogio. Ritorniamo nello spazio antistante l'altare e continuiamo il nostro percorso andando verso la navata destra. Di fronte a noi troviamo la cappella di Sant'Ambrogio Morente, preceduta da un'anticappella realizzata nel 1738. Girando a sinistra troviamo la cappella di San Vittore in ciel d'oro. La piccola cappella venne costruita nel IV secolo dal vescovo materno per riporvi le spoglie del martire Vittore. Qui, secondo la tradizione, Sant'Ambrogio, attorno al 375, avrebbe posto la salma del fratello Satiro. È una delle opere d'arte paleocristiana più conosciute e sicuramente di più alto valore artistico a Milano. La pianta è trapezoidale, con un'ampia abside coperta da una cupola costruita con una struttura leggera di tubi di terracotta. La rilevanza e la fama artistica di questo ambiente derivano dalla splendida decorazione a mosaico a tessere dorate della cupola, con al centro il busto di San Vittore, in corrispondenza della sua tomba, circondato da una corona di spighe, estate e frutti, autunno, simboli pagani del succedersi delle stagioni e quindi dell'eternità. Notevoli anche i mosaici dei muri laterali della cupola, raffiguranti per intero sei santi, Protasio e Gervasio, i vescovi milanesi Ambrogio e Materno e i martiri Nabore e Felice. Ambrogio è rappresentato in abiti civili. Questo è uno dei più antichi ritratti conosciuti del vescovo milanese ed è considerato il più realistico. Dall'anticappella settecentesca si può entrare nel Museo della Basilica. Torniamo sui nostri passi e percorriamo la navata destra. La quinta cappella, dedicata ai santi Bartolomeo e Satiro, ospita gli affreschi raffiguranti il martirio di San Vittore e il naufragio di San Satiro di Giambattista Tiepolo, 1696-1770. L'ultima cappella è quella della Deposizione, di cui ammiriamo l'affresco La Deposizione dalla Croce Santi e Angeli di Gaudenzio Ferrari, 1475 circa 1546.
quadriportico e facciata. L'accesso alla basilica avviene attraverso un quadriportico numero 1, il cui perimetro interno si congiunge con le arcate della loggia inferiore della facciata. Ai lati della facciata i due campanili, campanile dei canonici a sinistra, numero 3, il campanile dei monaci a destra, numero 4. Percorriamo il quadriportico, ovvero il cortile porticato su quattro lati antistante la chiesa, che aveva la funzione di raccogliere i catecumeni. Poi però, dai primi anni dell'undicesimo secolo, perse la sua funzione originale e assunse il nuovo ruolo di spazio scoperto, dove potersi radunare per discutere e ragionare o organizzare assemblee religiose e civili. Dalla loggia superiore della facciata, il vescovo dava la sua benedizione ai cittadini, mentre le cariche pubbliche potevano interloquire con la folla. Esso appare all'esterno come un severo volume chiuso, scandito da arcate cieche. All'interno la struttura a portico è elegantemente articolata. Pilastri fiancheggiati da semicolonne sostengono le arcate. Tutte le membrature del portico sono ben evidenziate, anche dal sapiente uso dei diversi materiali, che ne modulano le superfici con i differenti colori. Le arcate hanno doppia ghiera. Le cornici sono sorrette da archetti pensili, analoghi a quelli della facciata. Sottili lesene dividono con regolarità le superfici superiori. I numerosi capitelli, decorati a rilievo, sono in parte di reimpiego, in parte di fattura romanica e in parte rifacimenti del XVII secolo. Motivi ad intreccio si combinano a rappresentazioni di animali o elementi vegetali, con un accentuato senso del volume. Sulle pareti il portico ha una cospicua raccolta lapidaria. Il quarto lato del portico è propriamente il nartece della basilica, numero 2. Sopra cui si eleva la grande loggia ad arcate digradanti che costituisce la facciata. Il nartece, struttura tipica delle basiliche dei primi secoli del cristianesimo, è uno spazio posto fra le navate e la facciata della chiesa e ha la funzione di un corto atrio, largo quanto la chiesa stessa. La facciata a capanna è larga e schiacciata, tipica dei casali di campagna. È caratterizzata da due logge sovrapposte. Quella inferiore ha tre arcate uguali e si ricongiunge con il perimetro interno del portico, pur avendo questo arcate leggermente più alte, mentre quella superiore ha cinque arcate che scalano in altezza, assecondando il profilo degli spioventi. Archetti pensili, cioè file di piccoli archi a tutto sesto, ricamano la cornice e gli spioventi. Ai lati della facciata ci sono due campanili. Il campanile dei monaci, a destra, è probabilmente del IX secolo. Si presenta con un fusto liscio, aperto solo dalle arcate della cella campanaria, ma dovette avere in origine una struttura più articolata, dato che all'interno sono visibili antiche bifore murate. Il campanile dei canonici, a sinistra, venne eretto intorno al 1128,
ma rimase incompiuto e fu ultimato con la cella campanaria solo nel 1889. Curiosità. Nel 1864, dopo un'attenta ricognizione delle zone sottostanti l'altare per verificare lo stato delle reliquie di Gervasio, Protasio e Ambrogio, si trovarono due loculi vuoti, uno grande dedicato ai due santi e uno più piccolo dedicato alle spoglie di Sant'Ambrogio, con un'urna di porfido. Quando nel 1871 l'urna venne aperta, risultava quasi completamente piena d'acqua, stranamente limpidissima. Sul fondo stavano adagiati tre scheletri, che furono attribuiti ad Ambrogio, Gervasio e Protasio. Il 14 maggio 1874 le reliquie dei santi furono deposte in una nuova urna in argento e cristallo. Nella piazza, sul lato sinistro rispetto alla basilica, esternamente alla recinzione, è presente una colonna, comunemente detta colonna del diavolo. Si tratta di una colonna di epoca romana che presenta due fori. Secondo una leggenda, essa è testimone di una lotta tra Sant'Ambrogio e il demonio. Il maligno, cercando di trafiggere il santo con le corna, finì per conficcarle nella colonna. Dopo aver tentato a lungo di divincolarsi, il demonio riuscì a liberarsi e, spaventato, fuggì. La tradizione popolare vuole che i fori odorino di zolfo e che, appoggiando l'orecchio alla pietra, si possano sentire i suoni dell'inferno. In realtà, questa colonna veniva usata per l'incoronazione degli imperatori germanici. Essi giuravano sul messale, ricevevano la corona ferrea e poi abbracciavano la colonna.